L'Enoteca è bellissima, Pino. Enoteca. Pinoteca. Immagino venderai anche online. No, ovvio. E il sito? Pinoteca.no! Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it. CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita. One Podcast. Sono uscito da ora, ma non ho letto l'oroscopo. Ma io l'oroscopo glielo faccio qui in diretta. Buongiorno a tutti. C'è l'oroscopo in due minuti come ogni mattina. Oggi è venerdì 1 di marzo 2024. Anche oggi la luna resta in Scorpione come ieri ed è piuttosto sollecitata dai pianeti intorno, quindi aspettiamoci gorgogli non dello stomaco ma del cuore. Oggi è Capodanno secondo il calendario dell'antica Roma, che era in vigore anche nella Repubblica di Venezia. Infatti proprio a Venezia il 1 di marzo è anche indicato come il More Veneto. Insomma, forse un buon motivo per festeggiare. Partiamo dall'oroscopo dell'Ariete, che è voglioso e non ha alcuna intenzione di trattenersi, soprattutto oggi che è venerdì. Il Toro ha tutto storto e si sente dolce come la medicina, ma prima che la facessero al gusto di fragola. I Gemelli si sentono in grado di conquistare chiunque solo con la forza della loro lingua lunga e la battuta pronta. Il Cancro lascia spazio alle emozioni, che sgomitano come ai concerti. Il Leone oggi è bene lasciarlo stare, anche perché ha la stessa vitalità di un aspirabriciole scarico. Non sente di meritarsi proprio niente. La Vergine è sicura di poter trovare le risposte, ma adesso le sfuggono come le chiavi quando le cerchi nella borsa. La Bilancia, per sicurezza, anche se sta andando solo dal dentista, sotto si tiene un completino intimo sexy che non si sa mai con gli ormoni che corrono. Lo Scorpione non ha certo paura di guardarsi dentro, anzi potrebbe tracciare una piantina dettagliata dei cunicoli delle sue emozioni, più intricati delle catacombe romane. Il Sagittario dovrebbe pensare e invece decide di pomiciare. Il Capricorno va dritto per la sua strada, anche se dovesse trovarsi di fronte un semaforo rosso. Oggi non lo ferma nessuno. L'Acquario è simpatico come un dissuasore mobile quando cerchi parcheggio, ma sa anche di fare quello che è giusto, idealista fino in fondo. Infine i Pesciolini, che sono gli amici migliori ai quali confidare segreti, paure e persino scabrosità. Oggi, secondo la numerologia pitagorica, è un giorno 4 che ci chiede di fermarci a pensare, riflettere, costruire. 4 è il numero dei piccoli gruppi nei quali troviamo l'accudimento, compagni fedeli, insomma. È venerdì e prima di lasciarvi vogliamo raccontarvi, come ogni settimana, una parola zen per il weekend. Come sempre a raccontarcela il maestro Tetsugen Serra, fondatore del Cerchio. La parola è una parola che tocca tutti ed è perseveranza. Non importa quanto siamo pazienti, generosi e saggi, se non riusciamo a superare la nostra pigrizia. Con coraggio e perseveranza possiamo realizzare ogni nostro desiderio. Sentire la gioia di compiere qualcosa di costruttivo che abbiamo sempre rimandato con lo sforzo di un entusiasmo sostenuto. Nulla, assolutamente nulla, sarà in grado di farmi vacillare sino al risultato, devo ripetermi ogni giorno. La perseveranza entusiastica è un grande sostegno, è la qualità mentale che promuove la virtù della continuità, della non inferiorità di noi stessi nei confronti degli altri e della vita, del voler raggiungere risultati migliori attraverso i nostri personali sforzi. Con questa parola vi auguriamo un buonissimo fine settimana. L'Enoteca è bellissima, Pino. Enoteca. Pinoteca. Immagino venderai anche online. Ma ovvio. E il sito? Pinoteca.no! Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.